Ciao a tutti amici di Instagram, Facebook e YouTube e bentornati su Comics and DC. L'appuntamento di oggi è con Comics Review, più precisamente con l'ultimo Ronin. Quindi vi parlerò di questo fumetto dedicato alle tartarughe ninja, ma prima di farlo, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi sui vari canali social dove mi trovate sempre come Comics and DC. Trovate tutti i vari link nella descrizione di questo video, anche il link di comicsandc.it dove poi troverete tutte le varie recensioni mie e dei miei collaboratori sul sito. Bene, ora vi lascio la sigla e subito dopo vi parlo dell'ultimo Ronin. L'ultimo Ronin è uno dei fumetti che attendevo di più nell'ultimo periodo. Chi mi conosce, chi mi segue su Instagram e Facebook sa quanto io ami le tartarughe ninja, sa che quando c'è del materiale di cui parlarne, ogni domenica c'è la domenica tartarugosa appunto per parlare di Tartarughe Ninja, e è arrivato finalmente il momento di parlare dell'ultimo Ronin. Si tratta di questo volume che costa 28 euro, volume cartonato, che raccoglie al suo interno i 5 capitoli della miniserie dedicata appunto all'ultimo Ronin. Una miniserie scritta dai due creatori storici delle Tartarughe Ninja, quindi Kevin Eastman e Peter Laird, in collaborazione con Tom Waltz, che poi è stato colui che ha rilanciato le Tartarughe Ninja nel 2011 con quella serie bellissima e longeva che prosegue ancora oggi. Ecco, in tanti mi hanno chiesto: ma è in continuity con la serie attuale? No, perché qua si parla di un ipotetico futuro appunto delle Tartarughe Ninja, tanto che alcuni personaggi che abbiamo conosciuto anche recentemente non fanno parte di questo fumetto, quindi si tratta del, diciamo, le tartarughe ninja più classiche, quindi le quattro tartarughe ninja, non c'è Jennica come nella serie regolare, più poi i vari personaggi che abbiamo conosciuto comunque in tutti nei primi anni delle tartarughe ninja, come Casey Jones, April e via dicendo, ovviamente Splinter e tanti altri, ovviamente anche i cattivi. Detto questo, la trama, ovviamente, come dicevo, cercherò di non farvi assolutamente spoiler, quindi non vi dirò chi è l'ultimo Ronin, queste cose qua, non vi dirò i colpi di scena sensazionali del fumetto, vi dico un po' essenzialmente com'è la trama. Si tratta di questa storia che ci porta in un futuro, in una New York del domani, una New York che è un campo di battaglia urbano, che è praticamente controllato dal clan del Piede e quindi poi dai discendenti di Shredder, quindi della famiglia Oroku. Perché? Perché, come sappiamo e come abbiamo visto tantissime volte nei fumetti delle Tartarughe Ninja, la faida tra la famiglia Oroku e la famiglia degli Yamato, quindi il clan degli Yamato e il clan del Piede, è una faida che dura davvero da tantissimo tempo. E nonostante in questo momento a New York non ci sia praticamente più nessuno del clan Yamato che è deceduto appunto in precedenza, negli anni precedenti, si respira ancora un'aria di sfida con il clan del Piede, che cerca in tutti i modi di mantenere il controllo di New York con una tecnologia avanzatissima che mano a mano che andrete avanti poi a leggere il fumetto scoprirete a chi è associata. Chi conosce le Tartarughe Ninja potrà già immaginarlo, ed è una cosa che ovviamente capirete abbastanza in fretta, soprattutto vedendo alcune citazioni, alcune cose già dalle prime pagine. Cosa succede? Ad un certo punto la tartaruga ninja sopravvissuta, che inizialmente non sappiamo assolutamente chi è, torna a New York dopo tantissimi anni e ha una parte di armi di tutte le quattro tartarughe ninja e appunto torna a New York perché è decisa a terminare il suo compito e quindi a finire questa lunghissima faida che c'è tra il clan del Piede appunto e il clan Yamato. Questa tartaruga sente le voci, vede poi i suoi fratelli. In tutto questo però non ci fanno capire fin dall'inizio chi sia questa tartaruga, ma rispetto a quanto mi aspettassi questa rivelazione viene fatta molto molto presto. Non dico che ci sono rimasto male, perché comunque non ci sono rimasto male, perché poi piano piano, andando avanti con la storia, si capisce anche il perché ti fanno capire. Io pensavo che fosse una di quelle cose che avrebbero tenuto quasi fino alla fine, ma in realtà arriva veramente molto molto presto.
ma questo non va a rovinare il fumetto. Ci sono dei colpi di scena anche qui che arrivano molto molto presto, perché scopriamo cose molto importanti che riguardano non solo le tartarughe ninja, ma anche tutti i vari personaggi di contorno che abbiamo appunto apprezzato in questi anni, come Casey Jones, April e anche altri, ecco. Quindi da quel punto di vista la parte storica, le citazioni storiche e i personaggi più importanti sono stati messi praticamente tutti all'interno di questo fumetto. Ovviamente c'è chi si vede molto di più, c'è chi compare veramente brevemente e poi c'è chi invece viene menzionato semplicemente. C'è da dire che spesso e volentieri ci sono scene che ci portano nel passato e quindi si va a capire poi pian piano come sono morte le varie tartarughe ninja, come ovviamente è morto anche il maestro Splinter, perché come vi dicevo del clan Amato è rimasto solo una tartaruga. E quindi piano piano si capisce un po' come si è arrivati a determinati fatti, a determinate cose che sono appunto importanti all'interno di questo fumetto. È un fumetto che ha tutto, tutto, tutto lo spirito delle tartarughe ninja. E la cosa che mi è piaciuta veramente di più è che se avete letto sia la prima serie storica, quella in bianco e nero, appunto con i disegni di Kevin Eastman, che tra l'altro in alcuni casi disegna alcune pagine anche all'interno di questo fumetto, ed è una cosa veramente che mi ha fatto davvero molto molto piacere. Tra l'altro non vi ho detto i disegnatori, oltre a lui qualche pagina, non tantissime, ci sono Esau e Isaac Escorza e Ben Bishop, disegni molto molto belli. Kevin Eastman ha un tratto poi suo particolare che può piacere o non piacere, però se avete amato la sua serie sulle tartarughe ninja sicuramente lo amerete, però come vi dicevo c'è per pochissime pagine. Comunque dicevo, la cosa che ho apprezzato di più, che mi è veramente piaciuta, è che ha preso lo spirito da entrambe le serie storiche delle Tartarughe Ninja, quindi la serie quella che le ha lanciate appunto degli anni 80, veramente molto molto bella, molto dark, molto spinta, quindi con tantissimo sangue e davvero molto cruenta. Non era un fumetto assolutamente per bambini, non è un fumetto per bambini anche quello che è uscito poi dopo appunto dal 2011 in poi, la serie regolare che c'è attualmente. Però sicuramente era un fumetto più, cioè pensato anche per una fascia d'età leggermente più bassa. Per me non è ancora per ragazzini, perché accadono cose anche lì molto molto forti nella serie regolare, quindi anche lì non lo farei leggere sicuramente dai bambini, però magari è una fascia di età comunque di ragazzi un po' più adulti, non ancora maggiorenni, si può cominciare a far leggere, ecco. Chiusa questa parentesi, dicevo, c'è il fatto di riuscire a mescolare entrambe le serie e portarle all'interno di questa miniserie, nel senso come citazioni, come argomenti, perché si citano praticamente entrambe le serie. Ricordo che questo è un futuro ipotetico di quello che potrebbe accadere nel mondo delle Tartarughe Ninja. Tra l'altro è stato annunciato anche un sequel, ci sarà da vedere come sarà incentrato, perché inizialmente questo era stato pensato come un volume unico, una miniserie unica. E quindi non doveva avere dei sequel. È stato un successo incredibile negli Stati Uniti. Mi pare di capire che anche in Italia in molti lo stiano già recuperando e l'abbiano veramente apprezzato molto. E quindi si è deciso poi per fare questo sequel. Vedremo poi quando uscirà che cosa ci proporranno. E visto il successo appunto anche di questo, sono certo che anche quello, una volta terminato negli Stati Uniti, arriverà presto in Italia. Tornando a questo fumetto, come vi dicevo, mi sono piaciute tantissimo le atmosfere, mi sono emozionato tantissimo, c'è tantissimo dramma, ma c'è anche un po' di quel divertimento che le Tartarughe Ninja sono riuscite a dare, soprattutto nella seconda serie, come vi dicevo. Però in generale è davvero un fumetto molto dark, con tanta azione, spargimento di sangue, quindi è abbastanza forte come fumetto. Riprende fedelmente tutto quello che è il mondo delle Tartarughe Ninja. Tra l'altro, un'altra cosa molto apprezzata, che ho apprezzato molto, è il fatto che la tartaruga sopravvissuta sia riuscita comunque nel tempo, nonostante tutte poi le sue paure, le sue angosce per tutto quello che è accaduto, la mancanza dei suoi fratelli, del maestro Splinter e di altre persone che purtroppo sono venute a mancare nel tempo, e che ha preso dai suoi fratelli una parte del loro carattere. Cioè, voi vi renderete conto che ci sono alcune cose durante la lettura
che non riguardano proprio quella tartaruga ninja che è rimasta in vita, ma sono proprio elementi e cose che sono gli sono trasferite, diciamo, dai suoi fratelli, perché c'è una connessione che è incredibile, al di là del fatto che, appunto, come vi dicevo, lui li sente dietro, li vede tutto, lo accompagnano, e a volte lo accompagnano anche in modo fastidioso, nel senso che lo spingono a fare determinate cose, lo insultano anche, cioè c'è proprio un dialogo tra di loro molto molto forte. Comunque lui si porta dietro qualcosa di ognuno di loro, e ovviamente anche del maestro Splinter, del sensei, e quindi questo l'ho apprezzato moltissimo, perché è una crescita, anche perché dopo tantissimi anni, giustamente, anche quella tartaruga ninja rimasta da sola è dovuta crescere, non è potuta rimanere appunto come era un tempo, ha dovuto prendere parte di quello che gli avevano lasciato i suoi fratelli e il maestro Splinter, e portarlo al cospetto, appunto, di fronte al nuovo sfidante, appunto il discendente della famiglia Oroku, per riuscire appunto a sconfiggerlo una volta per tutte. Ci riuscirà, non ci riuscirà? Ecco, questo dovrete vederlo, perché, come vi dicevo, questo è stato pensato per avere un finale, ma in realtà poi lascia, c'è da dire, una piccola porta aperta per qualcosa che potrebbe accadere dopo, però da quel punto di vista sono perplesso su quello che potrà portarci questo sequel, però vedremo, vedremo, perché sono molto molto curioso, soprattutto perché questa lettura, ragazzi, è davvero straordinaria, e come vi dicevo già all'inizio del video, ve la straconsiglio. Se non l'avete ancora fatta, non l'avete ancora letta, fatelo, il volume ne vale la pena, è fatto bene, ed è assolutamente un bel volume. Nel frattempo poi, mentre parlavo, vi ho fatto vedere un po' di pagine, appunto cercando di non farvi assolutamente spoiler, di non farvi scoprire chi è la tartaruga ninja. La cosa bella è che io sono riuscito ad arrivare a leggere questo fumetto senza sapere assolutamente chi fosse la tartaruga ninja protagonista, e devo dirvi che fino a quando, appunto, non è stato detto, anche fin troppo presto, però fino a quel momento lì non riuscivo proprio a immaginare chi fosse, proprio perché, come vi dicevo prima, sono riusciti a trasportare una parte del carattere di ogni tartaruga all'interno di una tartaruga, ma non tanto per andare a confonderci o altro, ma proprio perché ti vogliono far percepire, ti vogliono far capire che questa tartaruga ninja è connessa completamente ai suoi fratelli, e si è portata con sé tutto quello che avevano anche loro, che sia buono, che sia male, se l'è portato dietro per completare poi questo percorso, ed è davvero stato tutto molto molto notevole, devo dire. Io direi che per l'ultimo Ronin è tutto, perché sennò veramente devo entrare negli spoiler più incredibili, e non voglio assolutamente farlo, come vi dicevo. Se volete parlarne potete farlo qua, ovviamente, nei commenti su YouTube. Mi raccomando, se volete fare degli spoiler, avvertite per non rovinare la lettura, come vi dicevo anche prima, a chi deve ancora leggerlo. Se volete, ci sarà anche il post, ovviamente, su Instagram, per appunto omaggiare la solita Domenica Tartarugosa, che è tornata grazie all'ultimo Ronin. Come vi ho già detto anche in altri video, voglio fare assolutamente poi dei comics review dedicati ai vari volumi deluxe delle Tartarughe Ninja. Datemi il tempo, arriveranno, adesso non so se prima delle vacanze, dopo le vacanze, ve l'avevo detto già tempo fa, però come avete visto ci sono anche tantissime altre letture da portare, quindi quelli, avendo già letto ai tempi, lo sto leggendo, come sapete, in contemporanea in Brussolatini, voglio comunque rileggere, per rileggere i vari volumi, per raccontarvi esattamente poi quelle che sono le mie sensazioni volume per volume. Ovviamente già lì gli spoiler si possono fare un po' di più, perché si tratta comunque di storie meno recenti, un po' più vecchie, e quindi magari anche far passare un pochino di tempo non è male, perché si può approfondire ancora di più il tutto. Comunque io vi ricordo, se vi è piaciuto questo video, di metterci un like, condividerlo, e ovviamente di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi sui vari canali social, dove mi trovate sempre come Comics Nerd DC. Trovate tutti i vari link nella descrizione di questo video. Ora vi lascio la sigla, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!